Ciao, ciao a tutti, benvenuti e bentornati. Per chi non lo sapesse ancora, c'è un post qui nella community su YouTube. Io sono a casa in malattia da più di una settimana, questa è la seconda. Ho sintomi influenzali. Comunque, sono qui oggi per tenervi compagnia e per tener compagnia a me stessa. Sono già stanca di stare in piedi, figuriamoci. C'ho una fiacchezza intorno, fiacchezza si dice, una. Non sono qui per lamentarmi, ma proprio per farvi capire la situazione che sto vivendo da ormai una decina di giorni. Sono ferma in casa, non sono uscita un giorno, ma mi si è alzata la febbre, quindi ho detto forse è meglio che rimango in casa. E boh, quindi niente, sono qua per farvi compagnia. Se vi va di iscrivervi al canale che non siete iscritti, fatelo. Ringrazio tutti i nuovi iscritti assolutamente perché sono aumentati in questo periodo, chiaramente dovendo stare in casa molte persone guardano internet, eccetera. E apriamo questo pacco di Amazon e se dovessi dire cavolate, sappiate che primo per il mal di testa, secondo perché ho la febbre, quindi ormai convivo con la febbre da una vita. Oggi è una brutta giornata, oggi piove, tristezza. Imballaggi, imballaggi di plastica. Sappiate che il coronavirus sulla plastica sta ben 2 giorni. Infatti questa roba, adesso appoggio la plastica, poi disinfetto la scatola anche, ci ho spruzzato l'alcol. Sto diventando matta. Finalmente è arrivato il mio deodorante. Parlem Beauty, questo qua, perché l'ho quasi finito, sono veramente alla fine. Per fortuna mi è arrivato. Perché questa roba l'ho ordinata almeno 15 giorni fa, cioè pensate, no, più di 15 giorni fa ho ordinato questo, una cosa esagerata. Poi ho preso il deodorante per Franz, ne ho preso solo uno perché ho detto tanto, e invece l'ha finito anche lui ieri sera, culo, culo, è già arrivato, cioè è arrivato giusto, è arrivato giusto. Qui ci sono 3 spazzolini. Eh sì, formato risparmio, acqua fresh. Oh, mi sembrano un po' grandi per i miei denti, però staremo a vedere. Poi vediamo subito. Ci sono 2 salse pronti. Le salse pronti. Questo è il mal di testa. No, ma sappiate che è così, è così. Penso che pomeriggio dormirò, eh. O mi starò a letto, perché veramente anche ieri sono stata tutto il giorno a letto. Salsa Mutti, salsa pronta da terini, gusto dolce, ne ho prese 2, erano a 99 centesimi queste. Poi avevo preso anche il caffè Borbone, mai comprato, ho detto beh, provo a prendere qualcosa di diverso. Non c'era tanto caffè a disposizione, però ho preso quello. Poi ho preso per me, forse contiene lattosio, non lo sapremo mai perché. Dove sono gli ingredienti? Ho il fiatone. Sono stanca anche a parlare da quanto. Cioè, da tanto tempo che sono ferma, quindi mi stanco con niente. Ma gli ingredienti? Non lo so, comunque si chiama Nescafè per latte. 100% caffè, 40 tazze. Sì, è sigillato, controlliamo. Va bene, poi c'è questo Ajax candeggina, con candeggina, igienizza, pulisce e sbianca. In realtà ho la scorta di queste cose, perché cioè io in genere li compro automaticamente quando faccio la spesa. Però l'ultima volta anche avevo comprato qualcosina. Poi ho preso un dentifricio White Shock. Sto facendo fatica a parlare. Ho preso questo dentifricio a base di Actilux, tecnologia brevettata che sbianca i denti in modo naturale grazie alla luce. I microcristalli di Actilux
si legano allo smalto dei denti formando una barriera invisibile protettiva che, reagendo alla luce, sia naturale che artificiale, si attiva e disgrega le macchie, sbiancando i denti giorno dopo giorno ad ogni sorriso. E va bene, quindi ho preso questo e volevo controllare perché io non mi fido. Ok, sigillato. Poi qui c'è il doccia schiuma, doccia shampoo, cos'è? Bagno doccia, ma adesso non ci ho azzeccato. Bagno doccia Vidal per France, Energy and Sport, rivitalizza e tonifica, body wash. Ah, che buono. Ah, che bontà, dopo devo disinfettare tutto. Sì, poi ho preso dei sacchetti, che poi invece avevo comprato quando ero andata a fare la spesa, ma nel frattempo li avevo comprati anche su Amazon, vabbè. Ho preso anche dei sacchetti per i rifiuti indifferenziati, quindi per il secco. Poi ho preso degli spaghetti, pasta di Gragnano, garofalo. C'erano questi e c'era poca altra roba, io avevo preso questi qua, va bene. Ultimo prodotto che c'è in questa scatola, e la scatola non andrà ai gatti questa volta, ci sono degli snack della Balconi al latte, questi qua. Boh, era giusto perché non sapevo se sarei potuta andare a fare la spesa e quindi avevo comprato queste cose. In realtà poi dopo vi avevo fatto anche il video spesa, ero riuscita ad andare. Questo è quanto. Adesso io disinfetto il tutto, perché altrimenti qua non ne usciamo. Mi sono fatta la soluzione di acqua e alcol, che avevo alcol in casa stranamente, perché io di solito non lo uso, però ce l'avevo e quindi l'altro ieri mi sono preparata la soluzione. Ho anche tutti i disinfettanti, però mi sento più sicura con l'alcol, sinceramente, o con la candeggina la uso sempre in bagno, quindi vabbè, ma per queste cose uso l'alcol perché comunque evapora, si asciuga subito e basta. Fuori piove, io devo fermarmi perché sono stanca morta. È brutto da dire, ma è davvero così. Come state voi? Raccontatemi un po' come state passando questa quarantena. Alcuni di voi mi hanno detto come stanno passando questa quarantena su Instagram, però non so che non tutti ce l'hanno, quindi se vi va di mettere un po' di commenti qua sotto questo video e dirmi che cosa state facendo in questi giorni, magari prendo spunto. Io vorrei tanto creare, però puntualmente, a parte che ho mal di testa e non ci riuscirei a stare concentrata su qualcosa, ecco, fare un video è già diverso, però concentrarmi su un qualcosa no, non ce la farei. Però alla fine poltrisco, non mi viene l'ispirazione di fare qualcosa di più importante, tipo sistemare i mobili, l'interno dei mobili, che c'ho dei mobili tipo quello creativo che è un disastro. Non mi viene l'ispirazione per fare queste cose. E ditemi se siete un po' come me o se invece siete super produttivi in questi giorni. Detto questo, vi ringrazio per essere stati qua con me e ci vediamo assolutamente su Instagram, perché lì tutti i giorni vi aggiorno sulla mia situazione e su cosa faccio, no, perché non faccio niente, ma sulla mia situazione. E poi ci rivedremo in un altro video sicuramente qua su YouTube, non so quando, spero di poter registrare qualcosina a breve. E per il momento vi ringrazio nuovamente i nuovi iscritti, davvero tanto. Anzi, se volete presentarvi qua sotto, farmi sapere che ci siete anche voi, insomma, i commenti sono ben accetti, basta che non contengano discussioni inutili o non so, lamentele inutili. E ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, state sempre qua con me. Ciao!